Buongiorno, i dati odierni, che ovviamente risalgono alla giornata di ieri, ci parlano di 26 nuovi casi positivi e di 28 guarigioni, numeri sempre alti sia in un caso che nell'altro, e quindi l'aumento dei controlli, specie nei parchi pubblici, specie nei luoghi di maggior assembramento, diventa inevitabile e importante, perché pur avendo un impercettibile miglioramento rispetto ai dati delle settimane scorse, indubbiamente bisogna fare di più e meglio, e lo dico in primo luogo a noi stessi, perché è chiaro che da questo punto di vista le forze dell'ordine stanno facendo in modo encomiabile il proprio dovere, però molto spesso la violazione o il non rispetto specifico delle regole in molti casi si verifica costantemente, e senza voler creare uno stato di polizia, lungi da me questa intenzione perché non rientra nella mia cultura, è chiaro che i controlli dovranno aumentare un po', specie perché, e mi rendo conto anche di questo fatto, i nostri giovani, i nostri giovanissimi, i nostri adolescenti hanno bisogno di libertà, hanno bisogno di vivere, hanno bisogno di socialità dopo un anno durissimo per tutti, specie per loro, ma è anche vero che le norme ci impongono una, chiamiamola, rigidità che deve essere in qualche modo rispettata, per cui chiedo a tutti un po' di sacrificio, di pazienza, perché la luce in fondo al tunnel la stiamo vedendo, lo dirò fra poco, ma è chiaro che da qui a là, da qui a una vaccinazione di massa, passerà ancora del tempo, per cui è chiaro che in questo periodo sarà necessario tentare di rispettare al massimo le normative, anche se mi rendo conto è faticoso, è duro, per i nostri ragazzi è veramente complicato, però questo è, e a questo ci dobbiamo tutti attenere. Tra l'altro le scuole continuano a rimanere chiuse, ivi compresi gli asili nido, questa è una forma prudenziale ulteriore che è stata scelta, c'è l'ordinanza regionale ovviamente che su questo ha dato una indicazione specifica, noi abbiamo voluto includere anche gli asili nido, ripeto, con una forma di prudenza, perché la circolazione del virus nelle ultime settimane era stata piuttosto intensa, quindi ci richiama al massimo della prudenza e al massimo della prevenzione. Si sta finalmente avviando una vaccinazione che pare essere più dinamica, più fluida rispetto all'inizio, le categorie più a rischio, quelle dei sanitari, quelle del mondo della scuola, quelle degli ottantenni, si stanno rapidamente vaccinando, in uno si parla quindi di 50.000 vaccini, anche le nostre mi dicono proseguono abbastanza speditamente nella sede di Trestina, per cui credo che da questo punto di vista, se è vero, come sicuramente è vero, perché ci mancherebbe altro, che entro la fine di marzo, i primi di aprile, ci saranno dotazioni di vaccini molto consistenti, in grado finalmente di poter aggredire il virus in maniera efficace attraverso appunto la vaccinazione di massa, se è vero questo, e ripeto che sicuramente è vero, non si può pensare il contrario, direi che la fase più dura, più terribile è quella che stiamo vivendo, ma si andrà presto a un miglioramento consistente, comunque a una forma di prevenzione, di contrasto e di lotta al virus sicuramente più efficace di quella limitata soltanto ai divieti, all'ordinanza, alle prescrizioni, che sono pure importanti, ma chiaramente non risolvono il problema alla radice. Da questo punto di vista, e voglio ancora ribadire, stamattina si è svolto un altro incontro con ASL, con il distretto, l'autoressa Pelisoni, che voglio ringraziare per la presenza e il confronto che abbiamo avuto, e l'amministrazione comunale, di concerto con la provincia, ha messo a disposizione un'ulteriore logistica per il punto vaccino in città di Castello, speriamo quindi quanto prima di poter dare realizzare questo nuovo punto che diventa importantissimo in vista, ripeto, delle vaccinazioni di massa che cominceranno presumibilmente a fine mese, primi di aprile. Per quella data questo secondo punto vaccini dovrà essere a posto. Ovviamente non intendo replicare a qualche signore che imperversa su Facebook in maniera credo abbastanza risibile e con argomentazioni del tutto pretestuose, non intendo farlo perché farei pubblicità, vi invito solo a informarsi meglio,
a essere meno prevenuti e a studiare un pochino di più. Fra l'altro, fra i tanti effetti negativi della pandemia e delle limitazioni che dobbiamo subire, c'è anche quello di poter festeggiare poco e male l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Tutte le signore, tutte le ragazze, tutte le donne, facciamo ovviamente i nostri più grandi auguri, sono fra, credo, coloro i quali hanno subito più conseguenze di questa pandemia, perché fra famiglia, lavoro, difficoltà quotidiana hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente difficile. Voglio salutare in particolare le ragazze adolescenti, perché anch'io ne ho una e so quanto soffrono in questo momento. L'adolescenza è una fase particolare della propria vita e i giovani ovviamente la vivono sostanzialmente a confronto, a contatto con i loro coetanei e facendo le prime esperienze di vita. La pandemia purtroppo circoscrive, limita, a volte annulla anche queste belle esperienze che tutti noi più vecchi ricordiamo con grande piacere. Pensate soltanto che quasi un anno i nostri ragazzi e le nostre ragazze non riescono più a frequentarsi normalmente, per cui alle nostre ragazze, alle nostre adolescenti davvero tanti auguri, in particolare per l'8 marzo, sperando che il prossimo 8 marzo, quando saranno di nuovo a festeggiare questa data, saranno ragazze libere di fare la propria vita e di vivere serenamente la loro giovinezza. Grazie.